Eccoci. Eccoci qua. Che volevi dire? No, che siamo in difficoltà, perché mi ha fatto vedere che è uscita sta cosa. Subicci. Eh? Su bici.it, su Dago Spia, è uscito che ci vogliamo separare, ci stiamo separando. Mannaggia. O ci siamo separati, non lo so, vabbè. Non si sa. Comunque sì, adesso siamo molto in difficoltà, perché che facciamo? Esatto. Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni, con le sue notizie che proprio fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo, mandiamo però... e mandiamo a quel punto sul lastrico il sito, perché è un sito di fregnacce. E qui è un problema. Non è un sito di fregnacce. Ogni no, tanto... se non lo facciamo è un sito di fregnacce. Ah, certo. Sono fregnacce. Certo. Allora a questo punto, mo che facciamo? C'è un dilemma morale. Un dilemma morale. Pensiamoci, anche perché ci hanno detto adesso, così su due piedi. Facci piano un attimo, così dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia. Sì, vogliamo parlarne casomai con i figli, nel caso fosse. Magari prima, capito? Magari prima che dicessero le importantissime informazioni che ci regalano questi siti. Non perdete mai le informazioni di questi siti, eh? Fatevi sempre la vita degli altri, bravi! Comunque, a oggi non c'è una conferma, non c'è una smentita. Però non c'è mettono niente. Fretta. Non c'è niente. Io sono indeciso. A mandarli sul lastrico. O separarci. Boh. Vabbè. Il destino parlerà. Ma che devi andare a Verissimo qui a dire sta cosa? Io veramente andavo con Adele a Verissimo, però mo vediamo, non credo che lo voglia dire lei. Adele, mancosa, a Porastella. Ancora, certo. Certo, loro lo sanno loro, ma non lo sanno i nostri. Mi piacerebbe chiudere come chiusi a Domenica Inn. No, non chiudere niente. Fatevi vostri.